In acqua, rumori attutiti, pochissimi suoni. Poi Espira in mille bolle, piccole esplosioni. Quando mi tuffo, la prima cosa che faccio è venire fin qua giù. L'acqua sopra, sotto e intorno a me. non pensa a ciò che mangia. Non penso a ciò che tocco. Tutto mi sembra a posto. Sono come gli altri. Nulla può farmi male. Spingo! Ci vuole forza nelle gambe. Per fare e disfare. Andare e tornare. Continuo a pedalare. Ci vuole fiato per cambiare. Quando sono in ansia, scrivo. Dove mi capita? Dietro gli scontrini della spesa. Sulla scatola dei cereali. Sul biglietto del bus. Sono piccoli pensieri, non le chiamerei poesie. Troppa importanza. Nessuno li legge mai. Nessuno deve leggerli. Scrivo piccolissimo, con le lettere una addosso all'altra. Senza spazi, come una catenella intrecciata. Non mi devo preoccupare di nascondere nulla. Sembrano foglietti dove qualcuno ha provato una penna. Scarabocchi. Solo io li capisco. Batte. Forte. Il cuore. Batte. Non so se riuscirò. Forte il cuore batte. So che proverò. Aria immobile, appesa, come quando non sai, come prima d'andare dove non sei stata mai, un attimo prima che accada tutto, fiato sospeso, perché crescere è un tuffo! Stare in acqua. Sotto la superficie. Un pesce con le ali, felice. Stare in una bolla. Niente ti può toccare. Poi arriva la voglia di guardare. Andare. Coprire. Arriva in un attimo il momento di uscire. Da fuori l'uovo sembra un sasso. Duro. Chiuso. Liscio, come una pietra levigata senza sosta dall'acqua del fiume. Dentro quella piccola barriera di calcare
Una pelle primitiva. Una primissima difesa. Sta il pulcino. È al sicuro. Immagino che dorma un lungo sogno. Come quando ci si addormenta e fuori piove. C'è il temporale. Fulmini e tuoni. Ma la pioggia batte sui vetri e poi scivola via. E più bello è rimanere tra le coperte. Così deve essere il pulcino finché è nell'uovo. Avvolto nella membrana. Avvolto nell'albume. Al centro del silenzio del nido. Sì, perché? C'è una legge per la schiusa delle uova ed è questa. La madre non può aiutare il suo cucciolo a uscire. Deve farcela da solo. E la luce sarà finalmente piena luce. E non più quella soffusa che si vede da dentro.